Buonasera, sono Marco Pannoni, direttore di gara. Domani c'è la gara di Cassinelle, la penultima di regionale. Qui ai miei fianchi ci sono il Fabio e Luca, che adesso vi illustreranno la gara, come si svolgerà. Fabio, a te la parola. Allora, piacere a tutti. Innanzitutto Fabio Rasoira del Motoclub Acqui. Grazie a tutti per essere venuti alla nostra gara. Giusto qualche raccomandazione veloce per la gara di domani. Sono zone da funghi queste dove faremo la gara, ci saranno tanti fungaioli in giro, quindi nel bosco, soprattutto nelle strade più larghe, i piloti occhio lungo a vedere che non ci siano macchine che li vadano incontro, piuttosto che le persone comunque a piedi, dategli un occhio, per la sicurezza di tutti soprattutto. Durante il giro troverete due controlli timbro, e così farete tutto il giro. E per le strade inghiaiate troverete due strade inghiaiate corte, per cortesia non passate troppo forte se potete sulle strade inghiaiate, avete altri posti dove sfogarvi. E per i ragazzi del paddock B, quello del campo sportivo in basso, e per arrivare al CO del giro tenetevi buoni 3-4 minuti in modo da non passare troppo forte nel paese, ma passare a codice e non dare fastidio a nessuno. Sempre per loro la mattina, domani mattina dalle 8 in poi sarà presente il servizio di navetta che vi accompagnerà alla partenza. Per chi ne avrà bisogno, chi vuole usare i propri mezzi tranquillamente può farlo senza nessun problema. E ancora solo una cosa, all'uscita della fettuccia, dal fettucciato vi butterete sull'asfalto, ci sarà una persona, ma comunque dategli un occhio perché è un incrocio abbastanza pericoloso quello, solo quello. E basta, per il resto divertitevi e fate una bella gara, che la gara sarà sicuramente divertente. Passo la parola a Luca Politano, che è il Track Inspector. Buonasera a tutti. Allora, partenza, ore 9. Andiamo via, un minuto e mezzo siamo infettucciato, quindi partita fredda, mi raccomando ragazzi, non aspettate troppo perché sennò dietro poi pagano. Quindi arrivate infettucciato, mi raccomando, ci sarà una persona lì a farvi entrare, non fate melina perché sennò mettete in difficoltà tutto il resto della gara. Entrate, fate questo bellissimo fettucciato, fate attenzione a qualche buca che avete visionato oggi, per il resto via lisci. Andate, partite, arrivate al CO, io ci ho messo 29-30 mezz'ora, vi diamo 55, quindi avete tutto il tempo necessario. Il trasferimento è molto bello, siete in una parte sotto i castagni, quindi non c'è niente di difficile e via andare. CO, partite dal CO, partite 7 minuti, siete in linea. La linea l'avete anche lì, visionata tutti, abbiamo messo le chicane, abbiamo messo delle persone a controllare le chicane, non tagliate, perché se tagliate c'è qualcuno che prende il numero e vi squalifica, punto. Perché se no non è inutile che facciamo lavorare i ragazzi del motoclub per fare chicane e renderle più agibile possibile e poi fate quello che volete. Andate via dalla linea e 39-40 minuti siete di nuovo qua alla partenza, quindi siete comodi anche qui. Attenzione sull'asfalto, come diceva lui prima, alle macchine che vanno a funghi, quindi non dovete fare le gare sull'asfalto, fatela sullo sterrato, ci sono un sacco di punti di sentieri dove potete sfogarvi. Fate attenzione semplicemente sull'asfalto. Arrivate qui, fate assistenza come al solito e partite per il secondo giro. Per il resto è una gara normale. Mi raccomando, sull'asfalto. Buonasera a tutti. Grazie. Posso chiudere dicendo, insomma, di usare la testa. Abbiamo comunque dato dei tempi di settore piuttosto lunghi, quindi abbiamo, insomma, crediamo di aver accontentato circa tutti. Non fate ovviamente melina, come chiede Luca, perché alla fine magari se i primi non hanno problemi, poi gli ultimi della fila arrivano in ritardo, ci tocca annullare i ritardi, le penalità. Vi ringrazio e ci diamo appuntamento domani mattina alle 9.